Salve a tutti amici attrezzanti, ben ritrovati in questo nuovissimo video, sono Mr. Electric. Ed oggi eccoci qui nella ventitresima, va bene subito, nella ventitresima parte di Pokémon Sole, in cui faremo dell'altro. Qui intanto c'è una MT immediatamente, Invertivolt, che potremo insegnare a Pikachu, qual è il problema. Nella scorsa parte siamo arrivati qui sul picco Oculani per, insomma, intraprendere una nuova sfida, che dovrebbe essere quella del capitano, se non dico errato. Del capitano di tipo elettro, tant'è vero che abbiamo scoperto dalla signora della scorsa parte, quella che non ci faceva passare nel percorso a destra della città di Meli, abbiamo scoperto che la prossima sfida sarà di tipo elettro. Quindi il nostro carissimo e simpaticissimo Marowak, beh, ci servirà, eppure tanto. Comunque, ho dimenticato di cambiare Pokémon perché voglio usare un pochettino o Pikachu o Lycanroc addirittura, però se hanno Pokémon di tipo terra, credo che entrambi non facciano a caso nostro. Boldore è di tipo roccia, terra, non ricordo tantissimo che tipo sia, che non ho mai avuto in squadra. Comunque, guardate che figata sotto ai piedi dei nostri Pokémon, c'è la via del percorso, bellissimo. Allora, ah no, giusto, perché quella abbiamo breccia, e quindi di tipo roccia, sì, di tipo roccia lo è. Però non mi ricordo se è roccia terra o roccia puro. Comunque questo dovrebbe essere... Cosa è specchio velo? No, se è specchio velo è stupendo. Che figata. Comunque, usiamo un'altra volta breccia. E addio Boldore. E ci manda in campo Geodude. Allora, cambiamo Pokémon e mettiamo in campo Primarina. Intanto non ho depositato ancora Skarmory perché sto registrando questa parte dopo aver registrato quella di... dell'altra volta, insomma. E mandiamo Primarina perché comunque ha un Geodude di tipo Alola. Di tipo Alola. Un Geodude forma Alola. Ragazzi, sì, questo è Geodude forma Alola. Ovviamente c'è anche Graveler e anche Golem. E il tipo Golem forma Alola è una nuova combinazione di tipi a vigore, ovviamente. È una nuova combinazione di tipi mai vista prima, ovvero roccia elettro. E sì, ed è bellissimo. Non vi metterò un'immagine qui, insomma, in sovrappressione, perché comunque non voglio spoilerarvi tanto. E voglio che appunto voi seguiate la serie con me e vivete gli stessi momenti con me. Mamma mia, che poeta che sono. Comunque, allora, mettiamo in campo Primarina perché appunto abbiamo a che fare con Pokémon di tipo roccia e anche di tipo terra. E quindi saremmo svantaggiati se mettessimo Lycanroc o Pikachu. Ok, ho trasportato Primarina al posto di Ducannon. E la via non è manco abbastanza lunga. Non è molto lunga come via. Però ci sono tanti sbocchi sugli esterni della montagna. Dovrebbe essere così. Peso Ball, ottimo, che è super efficace, cioè è molto utile sui Pokémon che pesano di più, giustamente. Ok, allora, tu ci sfidi, perfetto. Vediamo un poco che Pokémon hai. Sicuramente avrà, come? Dovrebbe essere un cerca Pokémon, quindi avrà sicuramente, sì. Avrà sicuramente Pokémon di tipo elettro. Mi sono tantissimo sicuro. Passimian. Ah! Signor Passimian! Che bello sto Pokémon. Ragazzi, Passimian esclusivo di Pokémon Sole per i trailer. Nel senso che prima di annunciare i Pokémon esclusivi di Sole e i Pokémon esclusivi di Luna, c'è stata una specie di, come dire, non so se la Game Freak l'ha fatto apposta, ma non credo. Oppure è stato un bug generale del gioco, ovvero che Passimian si può anche trovare in Pokémon Luna. E Oranguru, che è esclusivo di Pokémon Luna per i trailer, si può trovare anche in Pokémon Sole. Non lo so, comunque abbiamo visto Passimian che è tipo lotta puro ed è bellissimo come Pokémon in sé per sé. Mentre abbiamo la controparte di Pokémon Luna, ovvero Oranguru, o l'ho chiamato, è di tipo normale psico. Quindi dobbiamo mettere un Pokémon di tipo Coleottero o Spettro, però non abbiamo mosso tipo Spettro con quello. Anzi, continuiamo a lottare. Questo qui appunto Oranguru è di tipo normale psico ed è iper ottimo, iper buono con i in competitivo. Perché insomma abbiamo visto quell'abilità nel trailer che fa ripetere la mossa a un Pokémon. Quindi avendo ad esempio un'accoppiata Oranguru Salamence, potremmo benissimo far aumentare Salamence con Dragodanza l'attacco di due stadi in un stesso turno, avendo appunto Oranguru avendo Oranguru al fianco di di Salamence. Perché Salamence sì, ha un ottimo attacco speciale, se non sbaglio, ho addirittura attacco. Comunque, abbiamo sconfitto le controparti di Sole e la controparte di Luna. Una Pokéball, ottimo. Abbiamo una pozione Max, speriamo di non incontrare Pokémon selvatici. Ok, allora, vediamo un poco cosa c'è in questa zona. Questa è la... cos'è? Allora è un arcipelago tropicale, ma in cima alle sue montagne fa parecchio freddo. Ho fatto buonissimo portare Magmar. No, non voglio tornare a valle, ma quindi quelli erano i sfidanti del percorso 10? Ah, ok,
Perfetto, sì, assolutamente sì. Vediamo di sconfiggere questo signore abbastanza losco. Non so chi sia. Valentino veterano. Ok. E ci manda in campo Absol. Ah. Vabbè, aspettate. Però abbiamo Primarina con incantavoce. Incantavoce è super efficace su un tipo buio come Absol. Va bene. Ok, allora siamo abbastanza avvantaggiati. Quindi non posso usare il potere Z di incantavoce perché non abbiamo la Follectium Z, dovrebbe essere. Non ho idea. Comunque dovrebbe mandarlo KO. No, giustamente. Ok, vai, usami il potere Z, vai. No, perché non me lo usi? No, 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 madonna. L'accelerazione fa troppo male comunque, raga. Ok, va bene, ha un solo Pokémon. Non ha usato nemmeno la mossa Z, vorrei capire il perché. Stupido tu. E abbiamo sconfitto Valentino, veterano. Ok, grazie per la mano. Vediamo che strumento mi dai. Urlo rabbia, mossa di tipo normale dovrebbe essere. MT95. Sì, non me ne frega, sì. Comunque ragazzi, allora, le MT in Pokémon Sole e Luna dovrebbero essere 100. Se non sbaglio, se non dico errato. E quindi MT95 era la quintultima. Dovrebbe essere sì, la quintultima. No, la sestultima, perché appunto abbiamo anche la 100, giustamente. Di cosa c'è? Intanto uno strumento, ovviamente. Che però è dietro. Ah, ok, si può passare di qui. Ok, una level ball. Ok, una level ball che nel gioco TGC online è molto utile. Ehi, ehi Alola, esiste un Pokémon chiamato Minor che cade giù dal cielo come una stella cadente. Minor ha un nucleo che può brillare di tanti colori diversi. Non ha una forma regionale specifica, ma è comunque un Pokémon molto interessante. Ecco qua, questo è per te. Una Luna Ball. Va bene, grazie. Mi dà le Pokéball gratis, però la ringrazio signor Manuel Oak. Allora ragazzi, vediamo un poco cosa c'è qui. Ehi, ciao. Vedo che sei sempre pieno di energie, Mr. Royal. Mr. Electric, ti presento Tapso. È il direttore dell'osservatorio e il responsabile del box del PC. Sono incarichi diversi rispetto a quelli del capitano. Ma quindi, Mr. Royal è Kukui. Ma una volta ero anche capitano. E caro Mr. Royal. Ma cosa? Vabbè, Mr. Electric, mi fa piacere che tu sia venuto fin qui, ma al momento il capitano Chris è impegnatissimo. Tra lo studio della traiettoria delle comete e la gestione del Festiplaza non ha un attimo libero. Nel frattempo fammi vedere se sei all'altezza di affrontare una sua prova. Sei in passato... Sai, in passato ho condiviso molte avventure col professor Kukui. Lascia che ti mostri cosa ho imparato allenandomi con lui. Ok, sconfiggiamo anche questo Tapso, che... Ok, è un amico carissimo del professor Kukui, che però non sapevo fosse anche Mr. Royal. Va bene. Manda in capo Skarmory, mi dispiace tantissimo, ma siamo svantaggiati ora, cavolo. Ah, va bene. Allora, vediamo un poco di fare un bellissimo canto effimero. Ok, usiamo canto effimero, che è effetto normale. E fino a poco tempo fa io pensavo che il tipo acqua fosse super efficace sul tipo acciaio. Non mi chiedete perché, ma boh. Anche il tipo fuoco. Vabbè, quello il tipo fuoco lo è, quindi ok. Usiamo un'altra volta canto effimero. Comunque... Ok, mi ho ricevuto tantissimo di esperienza. Manda in campo Metang. Metang tipo... Ok, cambiamo Pokémon. E mettiamo in campo Marowak. Perché... No, non ho fatto imparare. Metang è di tipo... Psico. Quindi... Ok, no. Ok, no, lasciamo Primarina. Perché comunque tipo Folletto dovrebbe essere super efficace. Il tipo Psico. Dovrebbe essere... Dovrebbe. Dico, dovrebbe essere. No, pugno scarica, no. Fa male. Ah, no, giusto, è vero. Ok, usiamo incantavoce che sul tipo psico dovrebbe non fargli nulla. Allora ragazzi, cambio Primarina e metto in campo Toucannon perché il tipo lotto è super efficace sul tipo acciaio. Ok, Corsata Zen invece il tipo psico è super efficace sul tipo lotta. Però Toucannon non è tipo lotta. Usiamo breccia. Ok. E dovrebbe scioltarlo. No, giusto perché... No, giusto perché il psico... Mi dimentico sempre. Ok, Primarina è salito al 36. Manca anche poco a Toucannon. Manda in campo Dugtrio. Ok, allora cambiamo e mettiamo in campo Primarina giustamente. Perché comunque Dugtrio, non so se ve l'ho fatto vedere, però comunque ve lo rispiego, perché non ricordo assolutamente. Dugtrio, beh, abbiamo visto insomma com'è questo Dugtrio forma Alola. E sono i cugini di campagna in sé per sé, perché, non lo so, sono veramente i cugini di campagna. Ora sarò ripetitivo, però forse perché già l'ho detto, ma non ricordo. Comunque sì, è di tipo... dovrebbe essere terra... Dovrebbe essere terra acciaio? Sì, terra acciaio.
Tanto è vero che l'abbiamo shottato perché giustamente è di tipo terra. Ok, perfetto. Ok, abbiamo sconfitto Tapso, allenatore, e ci ha dato anche 3000 soldi. 3000 poche soldi. Molto bene, vedo che è la stoffa per affrontare il capitano. Forse è persino più abile di quanto l'avevamo noi ai tempi del nostro giro delle isole. Comunque, io non mi chiamo, non ho niente a che fare con Mr. Yal, mi chiamo Kukui e basta. Ah, ok. Ad ogni modo, io torno al giardino dei meli. Devo accompagnare qui Au, ormai avrà finito di rimpizzarsi di malasade. Ok, va bene. Allora, quindi devo capire un attimo dove andare. Il mio amico è sempre il solito, è proprio un tipo originale. Ad ogni modo, Mr. Electric, ho piacere averti qui. Andiamo, entriamo nell'osservatorio Oculani. Dovrebbe essere l'osservatorio Oculani, bellissimo. Per festeggiare la tua visita all'osservatorio ti regalo questo. Ok, grazie. Pezzo cometa che possiamo rivendere benissimo al market e avere un bordello di soldi. Intanto qui c'è un Magnemite. Un telescopio astronomico è come una fotocamera digitale ad altissima definizione. Più che osservare fotografiamo i luoghi più remoti dell'universo e poi li esaminiamo. Oh, bello. Allora, di qui si va, però poi un attimo parlare con lui. Studiamo l'universo facendo innumerevoli calcoli con un computer potentissimo. Chissà quale computer è. Ok, entriamo in questa zona. Vediamo un po'. Che figata però. Cioè non è dispersivo, è... ha una... come dire, una specie di... sequenza di stanze. Non è dispersivo come osservatorio, tipo Leader Paradise. Chris e Tapso sono grandi amici, spesso giocano insieme videogiochi per ore. Ma non per questo trascurano il loro lavoro, grazie alla loro intesa ottengono ottimi risultati. Va bene. Allora, di qui non si può entrare, nemmeno dall'altra parte. E dobbiamo per forza entrare in questa zona. E qui c'è appunto questo ragazzo, che è... Chris, sei vicino alla meta. Immagino che tu sia qui per la prova, dimmi. Ti piace il Festiplaza? Sì, mi piace un sacco. Ah, bene, allora devi sapere che... Vabbè, non importa, ogni cosa a suo tempo, cominciamo. Quando e dove? Quando? Mettiamo quando. Proprio qui e proprio ora. Però mi servirebbe un bellissimo Marowak, sai com'è? In pratica, le prove consistono in questo. Invocare il Pokémon dominante e dimostrargli il proprio valore, giusto? Allora, mi sono detto, perché non provare a invocarlo direttamente? E ho detto fatto, ho ideato un dispositivo speciale. In realtà, questo dispositivo ha anche un altro scopo. Qui all'osservatorio studiamo anche i suoni dello spazio, impercettibile all'orecchio umano. Tuttavia, i Pokémon hanno un udito più sensibile. Perciò abbiamo pensato di diffondere suoni raccolti nello spazio e osservare la reazione dei Pokémon che li ascoltano. E il mio dispositivo per invocare il Pokémon dominante serve proprio a questo. Inoltre, usiamo i suoni provenienti dallo spazio anche per il sistema di sicurezza, ma quella non è stata, ma quella è stata però un'idea di Tapso. Ad ogni modo, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a testare il mio dispositivo e sarei tu ad avere questo onore. Ora lo faccio partire. Poke Domin Evoke 2.0. Pokémon dominante vocazione 2.0. Dunque, a questo punto il Pokémon dominante dovrebbe è stata dalla luce. Acciderbori, la porta si è chiusa. Per disattivare il sistema di sicurezza e riaprirla non ci resta che affidarci al nostro udito. Tutti secondo i piani, tranquillo, credo che abbia funzionato. Avverto come una presenza imponente, il Pokémon dominante sta arrivando. Bene, andiamo avanti con la prova, ok? Inizia la prova. Non mi dire che devo fare nel buio. Per aprire la porta rispondo a questa domanda. Cosa indica questo suono? Ah, la cura dei Pokémon. Che figata, sì sì. No, madonna mi. Ok, la porta si apre. Perché quello clicco velocemente. Gurgur. Ah, un Pokémon si è intrufolato nella stanza. È tutto tuo. Buona fortuna. Che Pokémon è? Grabbin? Perfetto. È Grabbin. Però devo mettere Marowak. Mi sono assolutamente dimenticato. Ok, vai Primarina. Ma come si chiama? Grabbin è solo di tipo coleottero. Perché quello Charjabug e l'evoluzione finale sono di tipo elettro coleottero. Quindi roccio tomba sì, fa male. Perfetto. Vediamo un poco. Marowak riceve 311 punti di esperienza. Però vorrei cambiare Pokémon, per favore. Non sempre con... mentre sto lottando, grazie. Grande. La porta si è richiusa. Non perdiamo la calma. Il Pokémon dominante arriverà. Rilevata la presenza di un Pokémon dominante in lontananza. Si sta librando in aria. Chissà chi sarà, non lo so. Per riaprire le porte rispondo a questa domanda. Cosa indica questo suono? Questo è Rotondex. Il Pokédex Rotom. La porta si apre. Ciascia! Ha un Pokémon si è intrufolato nella stanza. Buona fortuna. Sì, però Chris non puoi fare così, dai. Però è molto bella sta prova, devi indovinare i suoni. Ok, questo qua è l'evoluzione, la seconda forma evoluta di è la seconda forma evoluta di Grabbin. Però guardate che fastidio che mi dà. Ah, devo cambiare sempre il Pokémon. Allora, usiamo Marowak.
Ok, visto che comunque è il tipo roccia è anche super efficace, perché ci sono esempi tipo coleottero, come abbiamo fatto prima con Grabbin. Poi vai con Chargebug e addio, perfetto. Ora sicuramente ci sarà il Pokémon dominante che arriverà, ne sono sicuro, ma non lo so. Tucannon è salito al 36, va bene. Tucannon e Skarmory, che ho ancora nel Pokédex, nella squadra, è ancora lì. Fantastico, la porta si è richiusa, non perdiamo la calma, il Pokémon dominante arriverà. Sì, arriverà il... Pokémon dominante in avvicinamento. È qui, insomma. Oramai è qui, sta arrivando. Molto lento, però, come Pokémon dominante. È stato parzialmente disattivato. Per riprima... Cos'è questo verso? Questo è Chargebug. Ok. Attenzione, suspense. Vediamo chi entrerà. Charge! Lo sapevo, vabbè. Tocca di nuovo a te. Ok, va bene. Quindi un altro Chargebug. Perfetto. Ma no, l'ha shottato solo. Non gli ha fatto nulla. L'ha shottato solo. Va bene così. Prima rinasciotta i Pokémon deboli. A lei. Strepitoso Mr. Electric. Acciderboli. La porta si è chiusa di nuovo. Sto perdendo colpi. Ci siamo. Sento che il Pokémon dominante è vicino. È vicinissimo. Tanto è vero che sta fuori l'osservatorio. Mo' entra e... Spada bam. Ora rompe il vetro. Ne sono sicuro. Ultimo passo per far disattivare il sistema. Rispondo a questa domanda. Chi entra in scena quando senti questa musica? Ah, un Pokémon dominante. Sì, perfetto. Questo suono, sento una presenza. Vika! Eccolo, il Pokémon dominante è qui. Pensaci tu. Ok. Abbiamo anche quindi il Pokémon dominante. Ragazzi, questa sfida mi è piaciuta molto. Molto. E il Pokémon dominante, ragazzi, Vikavolt. Pokémon di tipo elettrocoleottero. La terza forma evoluta di Grabbin. E ovviamente è il Pokémon dominante. Comunque, questo Pokémon ha la stessa abilità di Electros, ovvero levitazione, dove non può subire attacchi dai Pokémon di tipo terra. Comunque, usiamo idrovortice abissale come mossa Z, giusto per usarla, ed è un po' che non la usavamo. E non è la mossa Z peculiare di Primarina, quella che abbiamo visto nei trailer, negli ultimi trailer, se non sbaglio. Perché questa qui è la mossa Z di Poplio e Brion, in sé per sé. Anzi, oppure di tipo acqua. Comunque, non gli faremo nulla perché idrovortice abissale, insomma, non è molto forte come attacco. Infatti, è rimasto con pochi PS. Ok, usa sottocarica. Se non chiama alcun Pokémon dominante, credo che... Pokémon dominante, Pokémon alleato, infatti eccolo qua. Ok, sicuramente chiamerà un Grabby non Vikavolt, uno dei due. Un Chargebug, infatti. Ok, allora, usiamo Canto Effimero. Vikavolt lo butta giù. Però dovrebbe buttare anche giù Chargebug, visto che comunque prima era morto con Canto Effimero. Ok, abbiamo sconfitto il Pokémon dominante, Vikavolt. E riceviamo tantissimi punti esperienza. Tantissimi, quasi 2000, minchia, 1933. Ok, gli altri Pokémon riceveranno punti esperienza. Marowak è salito al 34, ottimo così. Lycanroc al 34, ottimo così. E vuole imparare Frana, assolutamente sì. Frana è di tipo roccia e 75 potenza. Mentre Levito Roccia è ottimo, Rocciotomba 60. Ok, addirittura eliminiamo Rocciotomba e facciamo imparare Frana, perfetto. Pikachu al 34, meglio di nulla. Vuole imparare Scarica. Scarica l'avevamo prima. 80. Locomovolt 120. Assolutamente no. Non far dimenticare. Blocca l'apprendimento. Sì. Ok, Primarina sei stata gentilissima. Abbiamo sconfitto un po' con dominante. No. Chris, Tapso, ottimo lavoro capitano, grazie alla tua prova Mr. Electric ha fatto ulteriori progressi, per non parlare del successo del tuo programma sperimentale, anche se per ora devo dire la verità, il Poké Domine Evoque consuma tantissima energia, ma sono convinto che si possa migliorare, magari con l'aiuto di Chargebug hai sconfitto il Pokémon dominante, ti meriti un premio, ovviamente quello che sappiamo essere un cristallo Z. Prova completata. La prima prova del capitano di tipo elettro, del primo capitano di Urahula. Ecco.
Ok, questa è la mossa Z. Ah, sono emozionato, non trovo le parole. Se almeno andassi via di nuovo la corrente. Beh, comunque grazie, complimenti. Prova superata. Complimenti per aver superato la prova. E anche tu sei stato in gamba, Chris. Ah, ho ancora i nervi a fior di pelle. Ho fatto bene a scegliere il mio cuginetto Chris come capitano. Ah, è cugino, addirittura. Di solito è il Kauna dell'isola che nomina i capitani, ma ad Ula Ula sono le cose sono un po' diverse. Mi sto impegnando al massimo per essere un buon capitano. E anche tu ti sei impegnato al massimo. L'impegno va sempre premiato. Ho qualcosa per te, prendi. Metà. Cosa? Di tipo acciaio. Perché pure metà è un Z? Vabbè, ho trovato questo cristallo Z quando ho affrontato il giro delle isole assieme alla mia squadra. Voglio che lo abbia tu ora, fanne buon uso. Va bene, grazie. Vorrei chiederti un favore. Potresti riportare per sul cucù una cosa che si è dimenticato? La maschera di Mr. Royal. Ecco qua. Ottieni la maschera prof. Ha detto che sarebbe andata al giro di Rudy Meli. Grazie mille, scusa per il disturbo. Va bene. La prossima volta che ci incontreremo sarà per lottare. Ok, come qualsiasi altro allenatore. Anzi, come qualsiasi altro Pokémon dovrebbe essere. Comunque ragazzi, usciamo da questa zona, da questa stanza. E sì, abbiamo anche, insomma, visto un po' questo osservatorio. Abbiamo superato la prova del capitano Chris, capitano di tipo elettro. Entriamo nel centro Pokémon, curiamo i Pokémon, giustamente, e finiamo qua la parte. Ok ragazzi, io direi per questo video è tutto. E se il video vi è piaciuto, lasciate tantissimi, vi su, commentate, condividete. Ci rivediamo in un prossimo video qui di Mr. Electric. È tutto e arrivederci.